Forte il pericolo valanghe sulle nostre montagne, sono previste nuove nevicate. Per vivere le alte quote d'inverno in sicurezza, i consigli del soccorso alpino. Consultare il bollettino valanghe ARPA, conoscere bene il luogo della gita, portare con sé il kit salvavita, arva, sonda e pala. Utile anche lo zainetto con airbag. Dal 1 gennaio stop al servizio in Svizzera dei battelli della navigazione Lago Maggiore. 34 dipendenti, tra fissi e stagionali, in disoccupazione. È in fase di stesura un nuovo accordo, ma serviranno un paio di mesi. È in calo la popolazione di Verbania. I residenti rispetto al 2016 sono 118 in meno. Negativo il saldo tra nati e morti. Positiva la differenza tra immigrazione ed emigrazione. Tra gli stranieri, gli ucraini sono i più rappresentati con 502 residenti. Venerdì 5 gennaio, come in gran parte d'Italia, partono i saldi anche in Piemonte. Ascom VCO tuona. È una follia farle iniziare così presto. Dovrebbero cominciare a fine febbraio. Intanto sono andate bene le vendite natalizie, complici l'inverno rigido e gli svizzeri che vengono a comprare oltre frontiera. A Villa Giulia Verbania Pallanza, fino a domenica 7 gennaio, c'è Divertilandia, con giochi, proiezioni e letture, spettacoli e laboratori per i più piccoli. Successo per il pomeriggio dedicato ai cuochi in erba, insieme con tre chef affermati. Hanno preparato gnocchi e focaccia. Presentata l'edizione 2018 della Monte Rosa Ski Raid. Si terrà a Macugnaga il 31 marzo con una gara sprint e il 1 aprile con la gara classica.